Sette mesi fa, la Nvidia lancia una nuova famiglia di GPU con la nuova microarchitettura Ada Lovelace, che, nonostante sia una super mega figata della Madonna, ha comunque un costo non indifferente. Adesso Nvidia lancia la serie 460 destinata a un pubblico come me, ovvero di gente povera come la mia. Quello che si sa adesso è che sarà disponibile in tre versioni: la GeForce RTX 460, 460 Ti da 8 GB, che per chi non lo sapesse cosa significa Ti, sta per Titanium, e va ad indicare un modello di GPU con prestazione migliore rispetto alla stessa versione senza la sigla Ti. E infine la RTX 460 Ti da 16 GB, che avranno un prezzo di mercato di 299, 399 e 499 dollari rispettivamente. Questo modello di scheda video sarà ottimizzata per renderizzare i giochi a una risoluzione di 1080p. Questo perché la maggior parte dei gamer ha questo genere di schermo che non supporta risoluzioni superiori. Ora, questo non vuol dire che non si possa giocare a 2 o addirittura in 4K. Significa che ci sono delle ottimizzazioni hardware specifiche per una risoluzione 1080 progressive. Ma quali saranno gli altri miglioramenti che porta questa nuova versione di scheda video? E lo vediamo dopo la sigla. You can one of the 70. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questi nuovi FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo delle nuove GPU Nvidia RTX 4060. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare che se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con gli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa sono questi nuovi giocattolini targati Nvidia. Oltre a quanto che ho appena detto prima della sigla, ci sono miglioramenti per quanto riguarda il ray tracing, il DLSS e anche l'efficienza dal punto di vista energetico. Per fare un esempio, la 4060 Ti da 16 GB consuma solo 165 W di elettricità. La mia, per esempio, ne consuma 250 W quando è a pieno sforzo, quindi diciamo che ci sono 85 watt di differenza, che non è poco considerando che le sessioni di gioco, come voi ben sapete, possono durare anche delle ore. Una cosa che potrebbe sembrare un po' come un depotenziamento è il numero di CUDA core. Ne ha di meno rispetto a una RTX 3060. Questo perché i CUDA core della nuova microarchitettura Ada Lovelace risultano essere più performanti rispetto ai predecessori della microarchitettura Ampere, e quindi anche se ne stanno di meno non vuol dire che questo ne impatta nelle prestazioni. In effetti una piccola nota stonata c'è: la larghezza del bus della memoria passa da 256 bit a 128 bit, riducendo la velocità di trasferimento da 448 GB al secondo a 288 GB al secondo. Ovviamente io qua sto comparando due modelli T di 4060 e 3060. Però questo non dovrebbe essere un problema. La Nvidia ha optato per una cache di secondo livello di 32 MB, che è un setup simile a quello fatto nelle Radeon di ultima generazione, ovvero AMD, che funziona alla grande con ottime prestazioni. Quindi dobbiamo aspettare che escono queste nuove GPU per farci poi una revisione se anche nelle schede Nvidia, questo trucco di allargare la cache di secondo livello funziona. Benissimo pinguini, prima di concludere, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate qui sotto tutto quello che pensate per quanto riguarda queste nuove giocattoline delle Nvidia, e inoltre vi rimando gli altri video che porto su questo canale che troverete da qualche parte qui sotto. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Chilo!